Mi chiamo Federica Grassoni. Quanti anni hai? Ne ho 38. Da dove vieni? Da Ancona. 37 anni, avvocato, con Per Sempre di Nina Zilli, Federica Grassoni. Gli hobby, il canto, questo è il primo hobby che ho scoperto da poco, da neanche un paio d'anni. Se vi piace qualcosa, fatela senza pensare al giudizio degli altri. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante poi. Mi sono avvicinata all'inizio perché ascoltavo da tanti anni musica jazz e quindi poi, seguendo la strada dell'ascolto, ho intrapreso quella del canto. Perché mi piaceva l'idea di mettermi in gioco, essendo una passione, ho detto provo. Un sogno rispetto all'ambito canoro, mi piacerebbe che le persone che mi ascoltano, come in questo caso, vedessero, insomma, che sto trasmettendo, ecco, qualcosa. Una frase del libro di Sergio Van Varen, Il Delfino, e adesso non mi ricordo la frase intera, però dà il senso comunque nel momento in cui ti senti giù o ti senti a terra, comunque guarda l'obiettivo, guarda il tuo sogno e vai avanti. Grazie a Federica Grassoni, vieni Fede, guadagna un po' di palcoscenico. Penso bene, già il fatto di aver tenuto sotto controllo l'emozione è stato bello, sì. Allora, Federica, cosa vuoi che succedesse di bello al mondo? Vorrei che tutti potessero davvero raggiungere i loro sogni, seguire i sogni e raggiungere i propri obiettivi. Quale che esso sia, giustamente. E invece il contrario, cosa vorresti mai che capitasse a nessuno di voi? Non vorrei che
fossero sottoposti al giudizio delle persone, che non lo sentissero troppo grave su di loro. Giustamente. Federica Grassoni. Grazie. Bene, mi sono divertita e quello è l'importante, sì. Sono soddisfatta, sì, è stato un bel percorso e mi è piaciuta l'atmosfera, mi è piaciuto il gruppo e la sintonia che si è creata con gli altri ragazzi, bello, bella esperienza. Sì, moltissimo. Poi io sono ad Ancona, quindi per me è il posto, uno dei posti più belli. Un bacio a tutti.